che peraltro è una cover, è la cover Macarena. A proposito di ragazzi irresistibili, ma io non so ballare Macarena, io detesto poi il valico di figati perché mi impattino, vai, sedetevi. Grazie per i ragazzi. Ma poi guardate anche solo la gioia che date venendo vestiti così. Roberto Boribello e Paolo Franchetto. Presenti. Eccoci. Eccoci qua. Mamma mia, che bello essere qua. Che bello per noi avervi insieme a noi. Ma come nasce la Macarena? È una cosa che nasce da molto lontano. La prima nostra versione della Macarena è del 1993. Sì. Ma pensa che la melodia di Macarena è una canzone di Ella Fitzgerald del 1939. Era una canzone di Ora la ascoltiamo, la Macarena. Ha accompagnato tanti giorni felici. Hai visto? Le ballerine poi le abbiamo sempre cambiate negli anni, mentre noi siamo sempre uguali. Noi l'avevamo già sentita nel 39 ancora questa versione. Senti, ma era nata qui, era nata poi la prima canzone, qua era poro. La facciamo? Facciamola. Aspetta che mi... Voi, peraltro, questi due ragazzi si conoscono da quando avevate? Da giovani. Piccini, proprio. Chi è che lavorava in banca che aveva il posto fisso? Io. Ma è vero che poi, allora, succede questo, che loro decidono, tu decidi di lasciare il tuo posto di lavoro, giusto? Pensa a mia madre quando gli ho detto lascio il posto fisso, il posto all'altro, un disastro, però poi avevo ragione io. Esatto, questa è bellissima, attenzione, ascoltate bene. Dici, lascio la banca per andare a fare il musicista, il cantante. Quindi mamma, oddio. No, oddio la banca, il posto fisso, eccetera. La banca dove lavoravo era la Banca Popolare di Vicenza, che è fallita, quindi avevo ragione io. Seguite i vostri sogni, com'era questa? Sì, vai. La primissima era questa che faceva. Grande. Chi dei due inizia? Peron. Cioè abbiamo amico Peron. È vero, ma il nostro Peron che sarà alle prove di ballando adesso. Abbiamo fatto ballare Memo, adesso la prossima, il prossimo step è far ballare Serena. No, ma io questi non li so ballare. Io non si devo andare sul rock, queste cose non ce la posso fare. Però sappiate che Memo, sì? C'è qualcuno che ti batte. In che senso? C'è qualcuno che ti batte, perché la nonna di Paolo, sì? Che ha 103 anni. Oh. Guardatela come balla. Ma che meraviglia. Non mi dica che balla la Macarena. Ahora sí. Los sueños de sí. Vai. Vedi che si chiama la nonna? Elvira, mamma di cioè, che Dio ti benedica, no, come diceva mia nonna. Esatto. No? Mamma di 10 figli e quindi ne ha viste di cose. Poi vive tuttora in Venezuela, dove la situazione ancora non è che sia fantastica. Mm. Per cui valgono anche il doppio quegli anni. Ma quindi diciamo, l'idea di fare musica sudamericana da che cosa è venuta? Da chi è arrivata? Chi è che ha deciso di buttarsi su Macarena? È stato un po' sono stato avvantaggiato, perché appunto mia madre, essendo venezuelana, quando mio papà è tornato insieme a mia madre, aveva portato anche un bel valigione di dischi di tutto questo genere di musica, per cui da bambino ascoltavo a voglia dalla salsa, merengue, tutta quella musica sudamericana che poi ci ha trovato
ho trovato un valido appoggio in Robby, che poi quando abbiamo capito io sono vicenzuelano poteva... grazie. Che poi la storia di Los Locos, che in spagnolo vuol dire due pazzi, i matti. Perché? Dice basta vedermi, basta la giacca, dice, per capire. Poi già uno molla la banca per andare a fare il cantante, Pablo ha mollato anche lui il lavoro, faceva l'orafo, che ha chiuso anche quella, tu che facevi prima? Io ero orafo incastonatore e sono anche gemmologo. Però sei ancora orafo, no? Gemmologo? No, però più se sei gemmologo, quindi sa riconoscere. Beh, adesso con la vista che ho adesso non saprei riconoscere. Alcuni successi dello Slogos, li rivediamo. Quando erano giovanissimi e io anche ero giovanissima, un disco di platino ve l'ho consegnato io, questo proprio il tiki tiki tac, fammela sentire come baci forte un tambor e che era tiki 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 tac, baci forte un tambor e che era tiki 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 tac, baci forte un tambor e che era tiki 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 tac. E il disco di platino ce l'ha consegnato proprio Laura Freddi all'epoca. Senti, ma avete fatto concerti pure in Cina? Sì. Posti strani in Cina, in Myanmar. Ma la cosa più pazzesca è che abbiamo fatto i concerti in Sud America, dove in realtà nascono proprio queste canzoni, per cui c'è la faccia tosta veramente. Pensa, esatto, la faccia tosta. Ma vi fate passare per sudamericani oppure dite siamo ovviamente? No, ma noi pensavamo infatti di essere un po' accettati. E i cinesi come, in che anni in Cina siete andati? 98, quindi in tempi ancora... 98, no. Li adorano i cinesi, i balli di gruppo. Cioè, i cinesi originali ancora. Non lo so come fanno i balli di gruppo i cinesi. Un po' di legno, però... Davvero? Sì, è stata un'esperienza bellissima. Senti, allora, lui scopre la musica quando arriva appunto la nonna, quindi chi era, tuo papà con i dischi. La passione me l'ha trasmessa lui, che suonava comunque la fisarmonica. E tu invece da bambino cantavi Popoff? Sì, io cantavo, ho fatto il microfonino d'oro, che era una sorta di zecchino d'oro locale, diciamo. E cantavo Popoff, avevo 6 anni. Microfonino d'oro. Ma dove? Io andavo a scuola dai padri Giuseppini e quindi organizzavano questa manifestazione. I padri Giuseppini, E poi però la chitarra l'ho imparata a suonare con gli scout. Pensa che bravo ragazzo, scout, padri, eccetera. E quindi, certo, quanto vi siete divertiti e quanto vi divertite ancora oggi? Ancora adesso noi lo diciamo sempre. Noi è come se fosse sempre la prima volta. È la base. Se non si divertisse noi, noi abbiamo uno slogan, cioè divertire divertendosi. Noi ci divertiamo per primi, per cui ovviamente facciamo divertire anche gli altri. Sigla di Un medico in famiglia. Non siamo mai contenti perché cerchiamo sempre quel che non c'è. Vabbè, io
mi stavo scaldando, mi stavo lanciando. Stava cominciando a ballare. Potevamo rinunciare ad ascoltarli? No, e infatti. Se noi ti teniamo qua, se noi ti teniamo qua. No, ma meglio di no, faccio la sera tutti e due. Lo slow cost, ladies and gentlemen. Dai, la rifacciamo. Macarena. Vado. Tutti. Dalle a tuo corpo allegria, Macarena, che tuo corpo è pa' dalle allegria e cosa buona. Dalle a tuo corpo allegria, Macarena, Macarena. Dalle a tuo corpo allegria, Macarena, che tuo corpo è pa' dalle allegria e cosa buona. Dalle a tuo corpo allegria, Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio che si chiama de apellido Vittorino, che la jura de bandera de muchacho. Travolta oggi, quindi vado a fare. Ci ho pensato per un po' così. Però io se gli dico già travolta loro, voi cominciate a cantare pure a Fabrizio sabato sera. Tutto, secondo me. Tutto cantiamo. Vabbè, viva la vita, che energia, che meraviglia. Grazie davvero, continuate a divertirvi grazie e a farci divertire, che è una delle cose più statali del mondo.